ogni anno di più per la partecipazione e la presenza dei nostri nonni. Cominciare dalla presenza di San Leonardo, che sempre dà, lo so perciò che ho guardato, perché sempre ogni anno dà la possibilità ai nostri ragazzi di esprimersi e di esprimersi in questi progetti, in queste realizzazioni veramente meravigliose. È il quarto anno, e quest'anno hanno veramente superato se stessi, veramente bellissimo. Quest'anno poi la giornata è particolare perché, come voi sapete, celebriamo oggi l'unità nazionale, la bandiera, la Costituzione, quindi è una giornata più che significativa. Con grande piacere io ospito i nostri ragazzi questa manifestazione e spero che i ragazzi portino nel cuore per tutti gli anni futuri il bene che i nonni portano e che ci donano a pieno. Grazie. Imparare.
E noi stiamo imparando dei ragazzi, perché facciamo nel progetto trasmissione tra le generazioni tanti progetti con loro, e chi ci dà l'input, chi ci dà la forza sono loro. Infatti voi non immaginate per questo concorso quanti disegni abbiano realizzato per poter scegliere un pescatore. Sinceramente dovremmo premiare tutti i ragazzi che sono meritevoli, bravissimi, meravigliosi, grazie alle famiglie da dove provengono, grazie ai professori, grazie a questa scuola in particolare con la quale collaboriamo tantissimo. E vi dico, alla fine ne abbiamo scelti due, non ne abbiamo scelti uno, ne ha scelto una commissione, ne ha scelto il gruppo dell'università, hanno deciso quindi di premiare due ragazzi, ma quei due ragazzi sono i rappresentanti di coloro che hanno partecipato. Diremo tra poco i nomi. Voglio dirvi che quest'anno, mentre il primo anno abbiamo pensato a qualcosa sulla nostra mola, e tutti hanno scelto il porco, però un porco diverso, il porco marinaio, infatti il porco con cappello non ci sono accordato a mola. Il secondo anno invece i ragazzi sono stati colpiti sempre dal mare, ma è un pesciolino che approda mola e dice: guarda, qui abbiamo il paio. E quindi ecco il pesciolino che su un'onda dice: ma mola, c'è il paio. L'anno scorso invece, dietro c'è un lavoro, i docenti studiano, parlano di ambiente, parlano di mare, parlano di rispetto della natura. Qui si lavora a 300, non a 360, 720 persone in più. E poi hanno cominciato a parlare della terra, del ritorno alla terra. I pomodori di mola, che forse non ci sono più, ma i pomodori della penna, di cui si parla sin dal 700 nel Catastrociano. E hanno fatto due pomodori, uno con scritto sopra mola, l'altro, cioè siccome i pomodori non ci sono più, è bellissimo anche l'altro, dobbiamo farvi vedere, c'è la pizza, a mola vengono a mangiare la pizza con i pomodori nostri. In casa si continua ancora a fare la salsa. Quest'anno si è spostato il discorso, siamo andati ai lavoratori di mola che sono, e non hanno pensato al marinaio, agli uomini di mare. E sono nate tante piccole, ma soprattutto il vecchio marinaio che torna con l'acqua, ma soprattutto con la rete per far ritorno ai nostri motopescherecci, e che tratta il nostro fischietto, quarto fischietto, il marinaio bolese o il pescatore che gli si voglia. Io vorrei ringraziare veramente questi ragazzi, un applauso ai ragazzi. Penso che sinceramente continueremo in questa tradizione proprio grazie al lavoro continuo, pressante, sì, dell'università, alla quale io mi invito a intervenire spesso, a partecipare, perché c'è il contributo di mille, il contributo di partecipazione, e soprattutto mi invito a vedere le varie attività che noi svolgiamo. Io chiudo perché essere buonissimo sempre, e voglio dire che quest'anno abbiamo un'altra manifestazione, questa, e passo la parola alla professoressa Isabella Del Movedis, che è il referente del progetto La Festa dei Nonni. Quest'anno abbiamo unito anche le due attività dicendo di fare il nonno dell'anno nell'ambito sempre di questa manifestazione, i ragazzi, perché è nato in questa scuola, perché siamo al decimo anno che abbiamo la festa dei nonni, ma le direzioni sono qui sempre qua, che abbiamo il nonno del nonno. Ecco, passo la parola a Isa, che è la referente di questo progetto, che parte quest'anno con un nuovo concorso, sempre con i ragazzi. Il nono dell'anno per premiare questi lavori bellissimi, frutto del lavoro dei bambini. Una data importante, una data storica, abbiamo visto perché nel più di 160 anni fa, quindi siamo nel 1861, il 17 marzo, questa nostra Italia si univa. Così come voi dite, ragazzi, spesso con lo stesso cuore, con lo stesso trasporto ai vostri nonni, che spesso rappresentano per tutti voi, per tutti noi genitori, un po'
vita sarebbe la vostra se non ci fossero questi nomi, queste figure simbolo, che in qualsiasi momento danno la loro disponibilità, la loro presenza, il loro calore, il loro affetto, e con queste braccia così grandi, avvolgenti, vi danno quella sicurezza che molte volte, ecco, per questioni di tempo, da fare esageratamente grande, in cui molte volte i vostri genitori sono coinvolti, ecco, avete più sicurezza nell'abbraccio di questi nonni, quasi un abbraccio più grande, più bello rispetto a quello che forse i vostri genitori in alcuni casi vi possono dare. Quindi il rispetto per i nonni, questa festa non avrebbe valore di esserci se non ci fosse a monte questo rispetto per i nonni, queste figure così grandi. Quest'anno abbiamo pensato, dopo tanto lavoro, ricerche, segnalazioni, di rivolgere la nostra attenzione ad un nonno particolare. Il nonno che quest'anno eleggiamo è un nonno che ha vissuto sin da piccolo un contatto speciale con il mare. È un nonno che nasce a Camogli. Camogli si trova a Genova, quindi siamo in Liguria. È un nonno che si chiama Vincenzo. È un nonno, nonno Enzo, come lo chiamano i suoi nipoti, 5 nipoti, perché il nonno Vincenzo, nonno Enzo, ha 3 figli, Maria, Katia, Caterina, Pietro. E questi 5 nipoti riempiono la sua vita, la vita di Cecilia, moglie di Vincenzo, Daniele, nonno a cui abbiamo rivolto l'attenzione, riempiono la loro vita di affetto, di amore, di attenzione, di trasporto, di gioia, di tutto quello che è l'entusiasmo tipico vostro, tipico dei bambini, tipico dei nipoti. Anche i nipoti, quando sono grandi, non smettono mai di avere bisogno delle coccole dei nonni, mai. E allora questo bambino, questo Vincenzo, nasce a Genova. Genova, già terra di mare, sapete bene, il balcone d'Italia si affaccia sul mare. Ma poi lui abita a Mola, in via Manfredi. Via Manfredi ha uno sbocco diretto sul cantiere, e quindi gran parte dei suoi giochi Vincenzo li vive sul mare, in prossimità del mare. Gioca a palla, gioca a nascondino, gioca alle 5 pietre, gioca tutti i giochi del tempo, però vicino al mare, di cui respira veramente ogni bellezza, profumo, voglia di libertà, spazi ampi, tanto, tanto, tanto. E allora che cosa succede? Succede che lui, già da piccolo, comincia ad andare su queste barche. Il papà, io ho recuperato un po' di informazioni, è il papà di Vincenzo, è un padrone di barca, di un peschereccio. Questo peschereccio si chiama La Speranza, era il nonno, questo era il nonno. Il nonno è questo padrone di barca, quindi Vincenzo ha già questo grande esempio a cui veramente ispirarsi. E questo peschereccio si chiama La Speranza. Immaginate un po', la proprietaria di questo peschereccio era una contessa di Torre a Mare, la quale non voleva null'altro dal nonno che non un po' di pesce fresco per fare il brodetto. Sì, quel brodetto di pesce che tanto noi amiamo e siamo tanto bravi anche a preparare. E allora, nonno, papà anche Vincenzo sulle barche, sulle imbarcazioni, viaggi lontani, viaggi fatti molto lontano, in Egitto, mi diceva ancora, oltre all'Egitto, aiutami in Sicilia, a Massawa. Quindi abbiamo praticamente viaggi molto molto a Masnara, un viaggio molto molto lontano. E allora che cosa succede? Succede che Vincenzo ad un certo punto decide di fare il servizio militare, e lui vorrebbe farlo come sommozzatore, però la vita presenta sempre degli imprevisti. Quando doveva ammalarsi Vincenzo? In questo momento una febbre gli impedisce di dare,
realizzazione a questo sogno. E quindi lui il sommozzatore non lo può fare, però rimane 2 anni praticamente in marina e comincia a fare, voglio dire, veramente vita di mare, vita autorevole di mare. Ormai è grande e dopo questo impatto lui si, il suo primo lavoro, vero primo lavoro, lo ha proprio su queste navi svedesi. Navi svedesi cui lui vede un nuovo mondo. Sapete benissimo, noi parliamo di paesi nordici, paesi un po' all'avanguardia, e allora era già così. Su queste navi lui ha imparato l'inglese. L'inglese che gli è servito tantissimo, lui lo parla ancora in maniera molto fluente oggi. E gli è servito tanto, tanto per fare poi degli imbarchi molto lontani, Cina, Giappone. Però che cosa ha fatto? Ha imparato su queste navi svedesi, molto all'avanguardia, ancora di più quello che è il rispetto. Il rispetto. Il comandante lì mangiava, pranzava con l'equipaggio. Non c'era un pranzo speciale per il comandante, un altro meno, diciamo, curato per l'equipaggio. No, si mangiava allo stesso tavolo, la stessa pietanza. C'era un rispetto incredibile per il comandante della nave e nei confronti dell'equipaggio e da parte dell'equipaggio nei confronti del comandante. Quindi ha imparato fin da piccolo che cosa significa rispettare gli altri. E con questi grandi valori è cresciuto il valore del rispetto, della giustizia, della legalità, dell'amore, dell'apertura verso l'altro, della solidarietà. È cresciuto, è diventato grande. A 26 anni decide di sposare Cecilia, 2 anni più giovane, 24 anni, e mettono su questa famiglia deliziosa con questi 3 figli e con un'altra adesso dai nipoti. Ci sarebbe tanto altro da dire. Perché abbiamo scelto questo nome? Perché? Perché vive appieno il suo ruolo di nonno, vive appieno il suo ruolo di uomo, di padre. Domenica festeggiamo la festa del papà. C'è stata proprio una ricerca per individuare questo giorno. E quindi è un papà per eccellenza, un nonno speciale. È un nonno che si è distinto in tanto, ma nel silenzio della quotidianità, dando una mano a coloro che hanno avuto bisogno dei suoi consigli, consigli lavorativi, consigli legati alla pesca, consigli legati all'imbarco, perché la passione per il mare, questo nonno Enzo, che oggi festeggiamo, l'ha trasmessa ai suoi figli che amano il mare, ma in modo particolare a Pietro, figlio che ora qui ci filma. Lui vive gran parte del suo lavoro a Civitavecchia, lui ha fatto tanta strada, è una persona molto importante della Marina, veramente ha un ruolo importante. Ecco, non dobbiamo parlare troppo di lui, dobbiamo parlare del papà e del ruolo che ha avuto nella formazione di Pietro, perché dovete sapere, tutti i figli giustamente, suggerisce Giovanni. Dovete sapere che Pietro è stato premiato anche, lui ha avuto un grande riconoscimento. Perché? In una giornata di grande tempesta, una nave non riusciva ad entrare in porto. Lui era Civitavecchia, comandante, vedeva questa nave sbarattolata da una parte e dall'altra, onde gigantesche, e non sapevano come fare, non sapevano come aiutarli. I viveri erano finiti. L'equipaggio un po' in crisi, vedeva il porto lì, ma non poteva andarci. La nave si sarebbe frantumata, sarebbe andata a pezzi. Allora che cosa ha studiato questo ragazzo, questo giovane ragazzo? Ha ricordato l'esperienza che ha vissuto sulla barca con papà e quindi ha imparato a leggere il vento. Ad
certo punto ha capito che il vento stava scendendo e il vento sceso non sarebbe durato a lungo. E allora ha attivato subito quello che viene chiamato pilotino. E con questo pilotino ha dato ordine di arrivare a questa nave. Il vento effettivamente era sceso, il pilotino ha raggiunto l'equipaggio, la nave si è salvata e a lui è stato giustamente dato questo premio, questa onorificenza, perché non sappiamo questo equipaggio, questa nave, che fine avrebbe potuto fare se non ci fosse stato questo intervento. Un intervento, guardate bene ragazzi, legato a quanto imparato sulla barchetta dal papà, perché il papà ha portato sulla barchetta fin da piccolo Pietro. Adesso vedrete delle immagini. Paolo, le facciamo andare queste immagini, perché su queste poche foto, veramente 5 o 6, non ricordo bene, le ho scaricate, c'è il nonno Vincenzo con i 5 nipoti. I 5 nipoti che sono praticamente Nicola, Anna, Cecilia, Vincenzo e Maria Cecilia. Una nipotina, perché in questa scuola abbiamo 2 nipoti. Un nipote sta facendo compito in classe e non può scendere, però qui abbiamo la nipotina. Vieni tesoro.